Benvenuti nel teatro delle grandi rappresentazioni. Dubbi e rivelazioni qui si intrecciano in trame bizzarre, crude o inverosimili, attori o spettatori di noi stessi, finalmente padroni di scegliere se essere o fingere, darsi o negarsi, perdersi o rinascere. Semplicemente un letto, eppure qui si decide tutto. Di che colore sarà l'alba di domani? Letti di avvenimenti, di battaglie, voglie e doglie, letti che sanno tutto mai, di vite maltrattate, di tragiche nottate, letti che non ti spieghi mai. Se vuoi conoscere chi sei, se vuoi sedurre la realtà, mettili a letto quei pensieri, è l'alba che li guarirà, gli errori tuoi finiti amori. È quella sana stanchezza o tutta quell'energia da condividere che ti riportano tra quelle lenzuola a scommettere, a sfoggiare le tue insospettabili doti e tutta quella tua poderosa resistenza, e poi piangere, rimpiangere, offrirsi, ricredersi e maledirsi, ma non resistere alla tentazione di abbandonarti a quel piacere colpevole, colpevole. Stracci orarissimi, merletti, ognuno giace come merita, come si immagina, come vivrà. È lì che si scatena l'anima, perché chi può dimentica, trovagli un letto a certi uomini e rischierai di perderli. Qui si decide di che colore sarà l'alba di domani.